Gli oppositori storici di Vladimir Putin si stanno riunendo per immaginare una nuova Russia, che nasca dalle ceneri di quella che lo zar sta devastando a causa dell'invasione ordinata in Ucraina. L'obiettivo di questi signori, che in gran parte preferiscono mantenere l'anonimato per ovvie ragioni, è prendere il potere in Russia dopo l'eventuale caduta di Putin e di evitare che arrivi qualcuno di addirittura peggiore. Il giorno dà conto della riunione avvenuta in Polonia, una sorta di congresso, che durerà fino a lunedì 7 novembre, in cui si discuterà del modo migliore per creare gli organi del potere alternativo, e che parte dalla convinzione che il regime di Putin è alla vigilia di un crollo vertiginoso. Fra i partecipanti ci sarebbero una cinquantina di ex parlamentari della Duma, vari funzionari governativi e oppositori politici, nonché attivisti e personaggi pubblici che si battono per la difesa dei diritti umani. Stando alle indiscrezioni riportate dal giorno, il congresso avrebbe deciso di dar vita a un governo in esilio. Uno dei membri ha dichiarato alla stampa polacca che gli sforzi degli oppositori